Una notizia straordinaria. Per la prima volta in Italia, un gruppo di parlamentari, esattamente i parlamentari afferenti alla 12ª Commissione Affari Sociali e alla Commissione per l'Infanzia e l'Adolescenza presso la Camera dei Deputati, con la guida e con l'iniziativa dell'onorevole Maria Teresa Bellucci di Fratelli d'Italia, ecco, finalmente hanno lavorato e pubblicato ormai una mozione per impegnare il governo ad introdurre nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione sociale e l'intelligenza emotiva. Stiamo parlando di una svolta epocale per il nostro paese. Perché sono io a darvi questa notizia? Perché ho avuto l'enorme piacere di essere sentito in via preventiva. Di aver dunque collaborato alla stesura del documento finale che abbraccia le tematiche dell'apprendimento, dell'acquisizione delle conoscenze a scuola, della risoluzione della conflittualità sociale e intorno a tutto quello a cui oggi può servire una corretta alfabetizzazione emotiva a partire dagli anni della scuola. L'intelligenza emotiva è una competenza straordinariamente importante, richiesta fondamentale per il World Economic Forum nei curricula di tutti i giovani a partire dal 2020. Anzi, è già da ora è richiesta dai cosiddetti cacciatori di teste, dai recruiter che selezionano i colletti bianchi per i ruoli di responsabilità, anche e soprattutto in base alle capacità empatiche, alle capacità relazionali. Esattamente quelle stesse capacità di cui parla anche la didattica per competenze. L'Unione Europea, il 22 maggio dello scorso anno, ha infatti diramato le nuove linee guida europee e oltre alle conoscenze e alle abilità finalmente compaiono gli atteggiamenti, cioè tutti quegli aspetti che riguardano la relazione con gli altri, l'empatia, il dialogo, l'accettazione, la fiducia, ecco, compaiono tra le competenze che bisogna acquisire negli anni della scuola. Concludo quindi ringraziando personalmente la 12ª Commissione, ringraziando personalmente l'onorevole Bellucci per il lavoro fin qui svolto. Adesso, a nome di tutti coloro i quali credono in un cambiamento nell'educazione e nell'istruzione, e quindi nell'apprendimento anche a scuola, attendiamo che ci siano delle indicazioni da parte del governo per dare concretezza alle parole. Certo è che il futuro della nostra scuola sembra davvero che sia iniziato.